La squalifica di Fariello fino al 9 dicembre e quelle per un turno di Nocerino e Alfano già diffidato. I cartellini gialli a Sorrentino, Scartozzi, Aquino e Schetter. La Cavese, che pure è uscita tra gli applausi del Campo Italia di Sorrento, si è portata dietro una serie di sanzioni che saranno scontate già nella prossima trasferta di Gallipoli. La mano pesante del giudice sportivo è stata armata dal referto di Nasca di Bari, il direttore di gara, verso il quale la Cavese ha vivacemente protestato nel corso della gara di domenica. Le lamentele di Fariello sono iniziate già dalla panchina, tanto da essere espulso. Quelle di Camplone invece sono arrivate al 91esimo minuto in sala stampa. Purtroppo a accendere gli animi c'è stato l'arbitro, quindi come sempre ci sta capitando nell'ultimo periodo, perché è impossibile non vedere una combinata in faccia su Scartozzi e un'entrata a gamba tesa su Pierotti a due passi, quindi lì un pochino si è accesa l'anima, si è accesa un po' la partita, però non per colpa dei giocatori ma per colpa di un arbitraggio un pochino da protagonista. Cartellini sventolati come bandiere, 7 per la Cavese, 1 per il Sorrento e un calcio di rigore negato dopo soli 45 secondi di gioco. Eccole le recriminazioni della Cavese, un grido di dolore, quello del club di Via Balzico, l'ennesimo di questo avvio di stagione. Dopo sole 9 giornate, la lista dei torti arbitrali, ai quali la Cavese fa riferimento, è già abbastanza ricca. Sono almeno 6 gli episodi contestati. I primi due arrivano già ad Arezzo, prima gara di campionato. L'arbitro è Andrea De Favere di San Donà di Piave, al 37 della prima frazione di gioco non espelle Matute, che commette un'evidente infrazione su Schetter ormai lanciato a rete. Poi al primo minuto della ripresa assegna un calcio di punizione all'Arezzo per un dubbio intervento falloso di Farina su Chianese, calcio franco dal quale nascerà il primo vantaggio dei toscani. A Lanciano, Zono di Bari, male assistito dal collaboratore Forcignano di Lecce, al 19esimo della ripresa annulla a Bernardo la rete che varrebbe il vantaggio. Inutili le proteste vibrate della panchina aquilotta. 7 giorni dopo, nel mirino finisce il signor del giovane di Albano Laziale, anche in questo caso sotto accusa è la distribuzione dei cartellini, con la Cavese che poco dopo la mezz'ora di gioco si ritrova in 10 uomini per questa espulsione decretata ai danni di Ischia, reo di aver colpito a gioco fermo un avversario. Espulsione che meriterebbe nella gara successiva anche il difensore azzurro stellato Imparato per questa gomitata rifilata a Sciba nella parte finale della gara. Barbiero di Vicenza e il collaboratore Zaninello non ritengono necessario però estrarre il cartellino, neppure quello giallo. Un episodio che ancora una volta farà storcere il naso alla dirigenza Blu Fonseca.